Nel cuore della città di Siena, dove le antiche strade bisbigliano storie di potere e mistero, sorge la banca più antica del mondo, il Monte dei Paschi. Questo istituto, radicato nella storia e nel prestigio, è stato qualche anno fa al centro di una tempesta finanziaria che ha scosso non soltanto il tessuto economico, ma anche le sfere politiche e sociali, estendendosi fino alle società sportive. La crisi ha travolto interi segmenti dell'economia, rischiando di gettare un'ombra cupa sulla città e sui suoi abitanti. È proprio in questo scenario che si scrive la tragica vicenda di David Rossi, giornalista e responsabile della comunicazione di MPS. La sera del 6 marzo 2013, all'età di 51 anni, Rossi trovò una fine misteriosa e tragica. La sua vita si spezzò quando precipitò da una finestra della banca, cadendo nel vicolo di Montepio. Un angolo remoto, un angolo silenzioso, sul retro della Rocca di Siena, simbolo secolare del potere della città. Per 22 minuti rimase a terra, in una dolorosa agonia, sotto gli occhi inermi della storica fortezza. Per 11 lunghi anni, il caso di David Rossi è rimasto avvolto da un velo di mistero. Possiamo affermare che nessuno sia riuscito a chiarire con estrema certezza le circostanze della sua morte. La morte di David Rossi è diventata così un enigma indecifrabile, un caso che continua a stimolare curiosità e a sfidare la comprensione, un vero giallo nella storia del Monte dei Paschi di Siena. Vedremo che troppe cose non tornano in questo caso, come ad esempio il fatto che nonostante le telecamere di sorveglianza abbiano catturato la scena della caduta mortale, il custode, guardiano con il compito di vigilanza sugli schermi, non si è accorto di nulla. O ancora il fatto che sulla scena, prima e dopo la caduta, è emersa una losca figura, un uomo con un berretto, quasi un fantasma che si è mosso fra le ombre per sfuggire agli sguardi delle telecamere. L'oscuro soggetto si è affacciato, ha osservato l'agonia di David e poi è svanito come un'ombra nel nulla, senza chiamare i soccorsi e senza lasciar traccia di sé. Da quel momento una serie di eventi inspiegabili e nefasti si sono susseguiti. Prove inquinate, l'intromissione di personaggi che non avrebbero dovuto essere presenti hanno reso la ricerca della verità un labirinto di speculazioni e di sospetti. Il caso verrà chiuso con sospetta fretta e determinazione. Molti mormorano che sia stato deciso tutto troppo in fretta, etichettando la vicenda come un suicidio, senza esitazione alcuna. Vedremo insieme che c'è stato effettivamente un momento di svolta in questa storia, che è rappresentato dall'emergere e dalla pubblicazione di alcune email proprio della vittima. Email di un uomo che è stato la vera scatola nera di quella banca, in quanto vicinissimo a chi l'ha amministrata e gestita proprio fino a quel momento. Email in cui David scriveva di voler parlare, di voler disvelare i segreti in suo possesso alla magistratura. Nello studio di questo caso ci siamo imbattuti in due scenari opposti. Da un lato abbiamo l'opinione pubblica, che è saldamente convinta dell'ipotesi del delitto, e dall'altro le carte giudiziarie, che invece parlano di suicidio o di sincope. Il caso David Rossi è diventato anche un caso politico che ha determinato l'istituzione di ben due commissioni parlamentari d'inchiesta. L'ultima è stata istituita a marzo del 2023. Queste per mesi hanno sentito magistrati, poliziotti, carabinieri, giornalisti, banchieri e amici di famiglia. Alcuni si chiedono se effettivamente si sia trattato di un omicidio. Perché uccidere Rossi in banca alle ore 20, orario in cui il centro di una città come Siena brulica di persone? Non sarebbe stato più facile magari eliminarlo in campagna la mattina quando andava a correre molto presto? La vicenda di Rossi si staglia quindi come un enigma insondabile, un segreto custodito nei recessi più oscuri della storia contemporanea. Nonostante il lavoro di 5 pubblici ministeri, pensate, della più rinomata anatomopatologa d'Italia e di un comandante dei RIS, due inchieste sono state archiviate come suicidio. Eppure, come una fiamma che rifiuta di spegnersi nel vento della notte, persistono dubbi inquietanti sulla sua tragica fine. Il sospetto che serpeggia tra le ombre delle vie cittadine è sinistro e carico di presagi. Si mormora che Rossi sia stato gettato nel vuoto, un atto non di disperazione, ma di violenza perpetrato da mani ignote.
si sussurra di segreti inconfessabili che l'uomo possedeva, verità troppo pericolose da essere rivelate, che avrebbero potuto scuotere i pilastri non soltanto della banca, ma della stessa società senese, fino alle loro fondamenta. Storie di affari sporchi, di poteri forti, che tessono le loro trame nell'oscurità di alta finanza e risico bancari, finanche al riciclaggio di denaro illecito. Si parla di lobby segrete, di intricati labirinti nei corridoi del potere, dove ogni passo può essere effettivamente l'ultimo. E il Vaticano, con le sue mille facce, si intreccia in questa narrazione come un attore in una tragedia greca, portando con sé storie di frati, valigette misteriose, scandali che potrebbero scuotere appunto le fondamenta della stessa fede. Si sospetta addirittura di un ricatto, un oscuro scandalo sessuale che avrebbe potuto coinvolgere figure chiave delle istituzioni locali, pezzi di un puzzle di potere che una volta assemblato potrebbe rivelare una verità sconvolgente. Così la storia di David Rossi rimane avvolta in un velo di mistero. Un racconto che sfida il tempo e la comprensione, quindi un capitolo oscuro nella grande epopea della giustizia e della verità. In questa saga, ogni indizio vedremo che è un frammento di un puzzle più grande, ogni sospetto una strada che porta verso l'ignoto. La domanda resta: chi era veramente David Rossi? Quale verità si nasconde dietro la sua tragica fine? Secondo me lui ha incontrato qualcuno quella sera. Davide è stato aggredito e poi è stato ucciso. La famiglia è certa che Rossi non si sia tolto la vita, che lo abbiano effettivamente eliminato, ma per un delitto di così alto rango servono un killer, un mandante e un movente. In tutti questi anni non si è trovata una concreta minaccia, non si è trovato un killer, non si è trovato un mandante, anche se per molti il movente è molto chiaro. In ogni caso non è stata trovata una risposta sufficiente per accreditare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la tesi del suicidio. Rossi per 20 anni era stato vicino al potere di Siena. Da capo della comunicazione di MPS gestiva non meno di 50 milioni di euro l'anno. Finanziava le sponsorizzazioni del calcio e del basket e le campagne pubblicitarie di MPS affidati a registi del calibro di Marco Bellocchio e Giuseppe Tornatore. Rossi era laureato in storia dell'arte, il primo di 3 figli. Il padre era un funzionario anch'egli di MPS. David Rossi, vero senese puro sangue, era un contradaiolo fervente della Lupa, una delle contrade della storica Siena. In questo santuario di tradizioni e di leggende, l'appartenenza a una contrada non era un semplice fatto sociale, ma un legame sacro, un patto invisibile ma inestricabile con la terra e con il passato. Ogni contrada, dovete sapere che è un microcosmo di storie e di miti. Le contrade sono delimitate da confini territoriali che sono molto ben definiti. Al vertice di esse troneggia il priore, una figura che è quasi mitologica, che guida e battezza le nuove anime destinate a perpetuare l'eredità della contrada medesima. Il capitano, valoroso e risoluto, comanda con saggezza nei mesi fervidi del palio. Un sacerdote, un custode della fede, della tradizione, benedice il nobile destriero prima dell'epica corsa, un rituale che è carico di speranze ed anche di preghiere. La chiesa e l'oratorio sono santuari dove risuonano le eco di preghiere e canti ancestrali mentre il santo patrono veglia dall'alto, protettore e guida spirituale. C'è poi anche il museo, scrigno di trionfi passati, che custodisce gelosamente i pali vinti, trofei di vittorie gloriosamente conquistate. La stalla, dimora del destriero paladino, risuona dei nitriti di coraggio e di sfida. L'inno, il motto e lo stemma sono simboli che sono eterni di identità e di orgoglio, mentre il giornalino di contrada narra le gesta e i sogni di una comunità unita e indomita. Per Rossi e per ogni senese questo vincolo con la propria contrada è un sigillo di destino, un legame che trascende il tempo e lo spazio, è un'affiliazione che definisce l'essenza stessa dell'essere senese. Proprio in questa tradizione si intrecciano storia, arte, fede, identità, tessendo la trama di una vita non soltanto vissuta, ma sentita proprio nel profondo del cuore. David era anche un tifoso del Siena Calcio, fin dai tempi in cui navigava nelle categorie più basse.
Negli anni 90 era andato a fare l'addetto stampa al comune con l'ex sindaco Pierluigi Piccini. Per oltre un decennio Piccini è stato considerato l'uomo più potente e carismatico di Siena a quell'epoca. Fu lui stesso in un'intervista con le Iene del 2017 a proferire queste parole sul caso Rossi. Devi indagare su alcune ville fra l'Aretino e il mare e i festini che facevano lì, perché la magistratura potrebbe anche aver abbuiato tutto, perché altrimenti sarebbe scoppiata una bomba morale. Non so se mi sono spiegato. La procura di Genova, competente per le ipotesi di reato che coinvolgono proprio i magistrati di Siena, dopo le frasi di Piccini aveva aperto un'inchiesta con l'accusa di abuso di ufficio. L'ipotesi era quella di un insabbiamento del caso David Rossi da parte dei pubblici ministeri per coprire uno scandalo sessuale. L'indagine è stata poi archiviata, nonostante l'escort che aveva parlato dei festini sia stato effettivamente considerato al primo vaglio attendibile. Per questo motivo gli atti sono stati inviati alla prima commissione del CSM per valutare se ci sia stato un danno al prestigio della magistratura. Piccini invece è stato querelato dai pubblici ministeri toscani ed è stato accusato di diffamazione insieme alle Iene stesse. Io penso che sia stato ucciso, dai, Rossi era il responsabile comunicazione del terzo gruppo bancario italiano e quando si ha responsabilità in quel modo ci sono molti amici, ma ci sono tanti nemici. Potrebbe aver pagato con la vita il fatto di aver detto a tutti «voglio andare a parlare con la procura». Per comprendere appieno il caso David Rossi, non possiamo non parlare approfonditamente di MPS e soprattutto di cosa ha rappresentato per la città di Siena. Nella maestosa e storica Siena, il Monte dei Paschi regnava come un monarca benevolo, il cuore pulsante dell'economia e della vita culturale della città. Nel suo fastoso palazzo di Rocca Salimbeni, la banca non era solo un'istituzione finanziaria, ma un fulcro di potere e influenza, dove si intrecciavano le vite di comune, provincia, chiesa e partiti. Un tempo in cui Monte dei Paschi, ancora lontana dalla morsa della crisi, si ergeva come colonna portante della società senese. Prima che le oscure nuvole della crisi finanziaria offuscassero anche il cielo di Siena, e prima dell'audace ma disastrosa acquisizione di Banca Antonveneta per 9 miliardi di euro, una somma che il Banco Santander incassava con astuzia, il Monte dei Paschi brillava come una stella di prosperità. È necessario ricordare che Antonveneta, oltre al suo ingente prezzo di acquisto, nascondeva nei suoi meandri debiti per altri 8 miliardi di euro. Ma in quei giorni radiosi, Siena era una città dove i soldi abbondavano, fluttuando attraverso strade e piazze, come foglie portate dal vento di autunno. Il Monte dei Paschi si ergeva come un mecenate dei tempi moderni, dispensando generosamente denari sul territorio senese. L'anno 2008, in particolare, fu testimone di una pioggia dorata di erogazioni, che ammontavano a 233 milioni di euro, un record assoluto in un periodo dove il resto del mondo tremava di fronte alla crisi finanziaria. Quell'anno, mentre l'economia globale vacillava sotto il peso di un colosso caduto come Lehman Brothers, il Monte dei Paschi di Siena risplendeva come un faro di opulenza e generosità. Questa era la Siena di quei tempi, una città dove il Monte dei Paschi non era solo una banca, ma un titano dell'economia, un signore del destino di una comunità intera, un dispensatore di fortuna e un architetto di sogni. In quei giorni di splendore, il Monte dei Paschi di Siena era molto più di un semplice istituto di credito, era un simbolo, un'entità, che in qualche modo definiva l'identità stessa di Siena e dei suoi cittadini. Nei primi anni 2000, David Rossi lasciò Piccini per diventare il fedele consigliere di colui che tra Fondazione e Banca MPS sarebbe presto divenuto il sovrano incontrastato di Siena, Giuseppe Mussari.
Questo avvocato e banchiere, originario di Catanzaro, era giunto a Siena in giovane età per studiare legge, destinato a scrivere una nuova pagina nella storia della città. Mussari, con il suo stile impeccabile e la chioma invidiabile, guadagnò presto il soprannome di Belli Capelli tra i senesi. Nel bel mezzo di un periodo di instabilità e crolli, con una mossa audace, lanciò una collezione di moda. Le sue creazioni, tra cui felpe e polo marchiate con l'anno di fondazione della banca, 1472, e un'etichetta di vino rosso, erano un tentativo di trasformare la storia della banca in vero e proprio brand. Il suo ingresso nell'elite senese fu agevolato da Franco Masoni, un noto editore televisivo e commentatore del Palio di Siena, che lo aveva ospitato durante gli anni universitari. Mussari, un sovrano straniero in città, dove l'essere senese è valore supremo, divenne ben presto il simbolo del declino di Siena. La sua figura fu al centro delle polemiche, considerato da alcuni un capo espiatorio, dall'altro addirittura un'icona del male, per le temerarie manovre finanziarie che portarono al tracollo di una delle banche più solide al mondo. La sua storia si intreccia indissolubilmente con quella di Siena, in un intricato labirinto di potere, ambizione e caduta. Bernardo Mingrone, un funzionario di MPS, fornì ai pubblici ministeri una testimonianza cruciale, ricordando in particolare la sera del 28 febbraio, quando partecipò a una cena di lavoro organizzata dall'allora presidente di MPS, Profumo. Questa cena si svolse in un momento particolarmente teso, ovvero una settimana dopo la perquisizione subita da Davide Rossi e una settimana prima della sua tragica morte. Durante la cena l'attenzione si concentrò sullo stato di malessere di Rossi, che era visibilmente turbato a seguito della perquisizione. Mingrone raccontò agli inquirenti come Rossi esprimesse apertamente la sua ansia e il suo smarrimento, non riuscendo a comprendere le motivazioni della perquisizione giudiziaria. Mingrone descrisse Rossi come una persona profondamente cambiata negli ultimi tempi, apparendo confuso e psicologicamente instabile. Ricordò un incontro casuale con Rossi qualche giorno prima della sua morte, in cui Rossi gli apparve quasi irriconoscibile. Fu Mingrone stesso a fermarlo e durante una conversazione davanti a un caffè notò che Rossi si sentiva perseguitato, controllato, quasi come se stesse pianificando una fuga. Anche l'ex presidente di MPS Profumo confermò alle autorità giudiziarie le preoccupazioni su Rossi. Secondo Profumo, Rossi temeva seriamente le possibili conseguenze legali derivanti dalle indagini in corso, fino al punto di preoccuparsi di un possibile arresto. La testimonianza di Mingrone, unita a quella di Profumo, dipinse un quadro inquietante di un uomo sotto intensa pressione, intrappolato in una spirale di ansia e paura. Come vi abbiamo già detto, la storia di Siena e la sua crisi economica e sociale sono intrinsecamente legate alla caduta del sistema che ha governato la città per anni. Davide Rossi, essendo senese, avvertiva profondamente l'impatto di questa crisi. Il suo ruolo come braccio destro e portavoce dell'uomo al centro del disastro finanziario, Giuseppe Mussari, lo colpiva duramente. Per un vero senese, essere associato alla parte sbagliata della storia, quella che aveva contribuito al declino della propria città, era un peso insostenibile. Per alcuni questa realizzazione potrebbe aver scosso profondamente Rossi, influenzando le sue tragiche azioni. Ma non era solo la banca MPS a crollare, era un intero mondo che stava frantumandosi. Un esempio significativo era quello di Ferdinando Minucci, figura leggendaria del basket senese e presidente della Mens Sana, la squadra che aveva conquistato 7 scudetti consecutivi. Minucci, una colonna portante dello sport senese, come Mussari lo era per il mondo bancario, venne arrestato e posto agli arresti domiciliari. Anche il calcio senese fu travolto da questa onda di crisi. La squadra di calcio di Siena, che era riuscita a scalare le classifiche dalla Serie C alla Serie A, crollò miseramente quando il nuovo management di MPS chiuse i rubinetti finanziari.
Il Monte dei Paschi non era solo uno sponsor qualsiasi, era un pilastro cruciale dell'economia, anche sportiva, della città, fornendo un supporto finanziario che superava persino quello di sponsor di club più noti. Questa serie di eventi non solo segnò la fine di un'era per il calcio e per il basket senesi, ma anche la discesa di una città intera in un vortice di incertezza e disperazione. Per le figure chiave come Rossi, il peso di questi cambiamenti era immenso, una pressione che forse contribuì in modo significativo alla sua tragica fine. La perquisizione subita da Davide Rossi il 19 febbraio fu un momento chiave nella sua vicenda personale, che si intrecciava strettamente con l'indagine sul disastro finanziario del Monte dei Paschi di Siena. I pubblici ministeri, nel tentativo di fare luce sulle complesse dinamiche all'interno della banca, inviarono la Guardia di Finanza negli uffici e nell'abitazione di Rossi. Importante notare che in quel momento Rossi non era formalmente indagato. La perquisizione era mirata a raccogliere documenti riguardanti Giuseppe Mussari, allora presidente di MPS. Gli inquirenti erano interessati a capire se Rossi potesse fungere da collegamento tra Mussari e l'altro vertice della banca, in particolare l'amministratore delegato Vigni. La notizia dell'intervento della Guardia di Finanza ebbe un impatto devastante su Rossi. Al momento di apprendere che i finanzieri avrebbero perquisito il suo ufficio e la sua casa, Rossi impallidì, segno evidente di un profondo turbamento. Da quel giorno il suo comportamento cambiò radicalmente. In diverse occasioni Rossi espresse preoccupazioni per le possibili conseguenze delle perquisizioni. Era in particolare angosciato all'idea che le indagini potessero rilevare sue responsabilità di natura penale. Evidentemente ho fatto qualcosa di sbagliato. Questo periodo di intenso stress e preoccupazione per Rossi fu caratterizzato da un crescente senso di angoscia e incertezza, aggravato dalla pressione delle indagini in corso e dalla tensione pubblica di crisi sulla crisi di MPS. La perquisizione rappresentò un punto di svolta cruciale nella sua vita, accentuando i suoi timori e la sua ansia e contribuendo in qualche modo al tragico epilogo della sua storia. Carolina Orlandi, la figlia del primo matrimonio di Antonella Tognazzi, viveva con sua madre e Davide e dichiarerà che il 5 marzo era a cena con Davide, che aveva notato dei tagli sulle sue braccia. Immediatamente farà presente questa cosa alla madre, la quale le risponderà che certe volte per tornare alla realtà bisogna sentire dolore. Carolina, quella sera, venne chiamata da Davide con la scusa di volerle fare un disegno. Davide prese un blocco di carta, ma invece di produrre un disegno, scrisse sul foglio bianco le seguenti parole: «Non parlare di questa cosa né fuori né a casa». Carolina rimase stranita, non capiva di cosa non poteva parlare, quindi chiese: «Ci sono cimici in casa?» David annuì e se ne andò. Rossi era inquieto, angosciato e in paranoia. Sentiva il fiato della procura sul collo e stava meditando di anticipare i magistrati, presentandosi spontaneamente da loro. Per questo aveva deciso di chiedere aiuto all'allora amministratore delegato di MPS, Fabrizio Viola. Rossi e Viola si scambiano delle mail il 4 marzo. Per molti in quella corrispondenza c'è la soluzione del caso. Quel giorno Rossi scrive a Viola: «Aiuto, stasera mi suicido sul serio, aiutatemi». In una nota della polizia postale si legge che in una copia dell'hard disk del PC di Rossi, quella mail ha una data di creazione del 7 marzo e di consegna del 4 marzo. Molto strano. Due testimoni che avevano accesso alla posta elettronica dell'amministratore delegato Viola hanno confermato ai magistrati e alla commissione parlamentare che la mail era stata letta e stampata proprio il 4 marzo, anche se dopo la morte di Rossi era sparita dai computer. Gli amici di Rossi dicono che il tono di quelle mail non torna. Come può una persona riservata quale era Davide andare a chiedere aiuto proprio a un suo superiore? Tra l'altro i due si conoscevano soltanto da pochi mesi. Lo scambio di mail nel corso della stessa giornata prosegue. «Ho bisogno di un contatto con questi signori perché temo che mi abbiano inquadrato come elemento di un sistema e di un giro sbagliati. Avendo lavorato con tutti sono perfettamente in grado di ricostruire gli scenari, se è quello che cercano, però vorrei garanzia di non essere travolto da questa cosa. Per questo lo devo fare subito, prima di domani. Non ho contatti con loro, ma lo farei molto volentieri. Se questo può servire a tutti, mi può aiutare?»
Ho lavorato con Piccini, i Mussari, col comune, la fondazione, la banca. Magari gli chiarisco parecchie cose se so cosa gli serve. L'avrei fatto anche prima, ma nessuno me lo ha chiesto. Rossi chiedeva una mano a Viola proprio perché voleva andare a parlare con i magistrati. Viola gli risponderà: ho riflettuto. La cosa migliore è che alzi il telefono e ci parli. Alla fine dello scambio di mail, Rossi sembra sollevato. In effetti, ripensandoci, sembro pazzo a farmi tutti questi problemi. Scusa la rottura. Le mail indirizzate all'amministratore delegato Viola le leggevano in più persone. È chiaro che questa cosa è diventata di dominio pubblico. Non fa bene proprio alla salute andare a dire a destra e a sinistra «voglio andare a parlare con i magistrati». Il 6 marzo era una giornata uggiosa e piovosa a Siena, destinata a rimanere impressa nella memoria della città. Quel giorno segnò l'ultimo atto della tragedia di David Rossi. Nella loro casa Antonella, la moglie di David, aveva la polmonite ed era confinata a letto, troppo debole per occuparsi suo marito. Conosceva bene il turmamento in cui versava David, percepiva che qualcosa non andava, che lui non era più in sé. Quella mattina, non appena David uscì per recarsi in banca, Antonella, sopraffatta dall'ansia e dal timore per il marito, afferrò il telefono. Con le lacrime agli occhi e la voce rotta dall'emozione, compose il numero di Ranieri, il fratello di David. Era un gesto disperato, un grido d'aiuto. Antonella sapeva che era necessario che qualcuno parlasse con David al più presto. Qualcuno che potesse capirlo, forse addolcire il peso che lo schiacciava. In quella telefonata le parole di Antonella erano cariche di preoccupazione e di amore. Un amore che cercava di tendere una mano a David attraverso suo fratello. Fu un momento di acuta consapevolezza, un tentativo di salvare ciò che poteva essere salvato in una situazione sempre più oscura e complessa. Dovete sapere che in questo periodo di incertezza e turbolenza presso Montepaschi di Siena, Viola e Profumo, nel tentativo di iniettare nuova energia e motivazione nei dirigenti della banca, presero la decisione di avvalersi di un mental coach, la dottoressa Carla Ciani. Ella, interfacciandosi con la delicata situazione in banca, comprese presto la profondità della crisi che stava affliggendo Rossi. In una testimonianza ai magistrati descrisse il momento che Rossi stava attraversando come un vero e proprio crollo del mondo attorno a lui. Le sfide erano molteplici e simultanee. La recente scomparsa del padre, la grave crisi che scuoteva la fondamenta del Monte dei Paschi, il precario stato di salute di sua moglie e le perquisizioni che aveva subito sia in ufficio che a casa. Rossi, come raccontato dalla Ciani, si sentiva intrappolato in una spirale di eventi negativi che lo sovrastavano, una serie di circostanze che lo rendevano incapace di trovare una via d'uscita. Le sue espressioni erano cariche di paura e di disperazione. Ho paura che mi possano arrestare. Ho paura di perdere il lavoro. Continuava a ripetere. Queste parole non erano solo il riflesso delle sue ansie personali, ma rivelavano anche il peso schiacciante che sentiva sulla sua pelle, in un momento in cui ogni aspetto della sua vita sembrava sgretolarsi. Davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta, Carla Ciani ha ridimensionato le sue impressioni sull'incontro con Rossi e alla domanda: lei in quel momento non ha avuto percezione che Rossi di lì a breve si sarebbe suicidato? La dottoressa rispose: assolutamente no. Quel giorno David concluse il suo incontro con la mental coach alle 14:30, un momento che si rivelò un crocevia nel suo tortuoso percorso. Subito dopo sentì il bisogno di connettersi con qualcuno vicino a lui, qualcuno di famiglia. Così chiamò suo fratello Ranieri, proponendogli di pranzare insieme. Ranieri, comprendendo l'importanza di questo momento, andò a prenderlo in macchina e insieme si diressero verso uno snack bar per trascorrere un'ora insieme, un breve periodo che avrebbe dovuto essere un rifugio dalle angosce che affliggevano David. Tuttavia, quella che doveva essere un'occasione di conforto si trasformò in un'ulteriore rivelazione dello stato d'animo tormentato di David. Durante il tragitto verso il ristorante, David sembrava consumato dall'ansia e dalla paranoia. Continuava a guardarsi intorno con sospetto, preoccupato che qualcuno lo stesse seguendo. Questo comportamento insolito gettò una luce ancora più inquietante sulla sua situazione e una volta arrivati al ristorante il clima non migliorò. Davide era teso, si guardava costantemente attorno. Persino nel corso della conversazione esortava il fratello a parlare piano, come se fosse
terrorizzato dall'idea di essere ascoltato da qualcuno. Le sue parole erano sussurrate, cariche di paura e di un palpabile senso di persecuzione. Questo episodio nel suo insieme offrì un quadro agghiacciante di un uomo che si sentiva il peso di occhi invisibili su di sé. Un uomo che lottava non solo con le proprie angosce interne, ma anche con un mondo esterno che percepiva come ostile e minaccioso. Ranieri racconta che Davide gli disse: «Un amico mi ha tradito e ho fatto una cavolata». Il pomeriggio del 6 marzo alle 16:40 segnò l'ultimo addio tra i fratelli Rossi. Dopo aver condiviso momenti di profonda preoccupazione e intimità, Ranieri lasciò Davide sotto casa, con la raccomandazione di andare a rassicurare Antonella, sua moglie, che lo attendeva ansiosa. David salì brevemente per salutare la moglie, poi tornò giù, intraprendendo per l'ultima volta il breve tragitto di soli 500 metri che separava la sua abitazione dall'ufficio. L'ultima persona a vedere David in vita fu una collega, intorno alle 18, un fugace incontro che nessuno avrebbe immaginato fosse l'ultimo. Alle 19:02 Antonella sentì Davide al telefono per l'ultima volta. Lui la rassicurò dicendole che stava arrivando a casa per un'iniezione. In quella conversazione David sembrava tranquillo, addirittura aveva parlato con la madre per confermarle che sarebbe passato a prendere delle polpette per cena. Tuttavia, quando Antonella lo chiamò alle 19:10 chiedendole di passare anche dalla farmacia, David non rispose più. Nel frattempo, tra le 19:20 e le 19:30, un altro tassello si aggiungeva a questa giornata già carica di tensione. Una collega di Rossi, percorrendo il corridoio del terzo piano di Rocca Salimbeni, notò che la porta dell'ufficio di David era chiusa. Circa mezz'ora più tardi, un'altra collega trovò la porta aperta. Nel frattempo Antonella, sempre più preoccupata, contattò alle 19:40 il capo segreteria, Filippone. Questi tentò di chiamare Rossi per 4 volte alle 19:41, senza ricevere risposta. Da quel momento Antonella iniziò a chiamare David con insistenza, ogni 2 o 3 minuti, un susseguirsi di chiamate rimaste senza risposta, un crescendo di angoscia e disperazione. Alle 20:31 gli manderà un SMS. «Mi stai terrorizzando, dove sei?» Nessuna risposta. È troppo tardi. 19:43. Una telecamera di sicurezza, discreta testimone degli eventi, puntata sul vicolo di Montepio, registra un momento che avrebbe segnato per sempre la storia di Siena. In quelle immagini crude e inequivocabili, fu catturato il corpo di David Rossi mentre precipitava a terra, in una caduta silenziosa e fatale. David precipita parallelamente al muro, in camicia, privo della giacca e della cravatta che lo avevano accompagnato nei corridoi della banca. Il suo volto era rivolto verso il muro, in una posizione che esprimeva l'assenza di ogni reazione, un tragico abbandono al destino. Il suo corpo colpisce il suolo in un ordine atroce, prima le gambe, poi il sedere e infine il tronco, in una sequenza che suggellava un atto finale irreversibile. Per 22 minuti Davide è rimasto a terra, in una dolorosa e solitaria agonia. Quel vicolo silenzioso di Siena, incastonato tra le mura storiche, è diventato la scena di un dramma che ha lasciato un segno indelebile nella città e nei suoi abitanti. La telecamera di sicurezza, con la sua registrazione, ci fornisce una testimonianza muta, ma eloquente di quei momenti, catturando l'immagine di un uomo la cui vita si è infranta contro il suolo di un vicolo che, per 22 minuti, è stato il palcoscenico del suo ultimo atto di vita. Il tenente colonnello dei carabinieri Davide Zavattaro, ex capo del RIS di Messina, e l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, nota per il suo lavoro nel caso di Yara Gambirasio, svolsero un ruolo cruciale nel fornire consulenza tecnica per la seconda archiviazione dell'indagine sulla morte di David Rossi. Zavattaro, nella sua analisi dettagliata degli eventi, delineò una ricostruzione minuziosa e complessa. Secondo lui, Rossi uscì spontaneamente dalla finestra in questa giornata di pioggia con superfici scivolose che aggiungevano un ulteriore elemento di pericolo alla scena. Un dettaglio peculiare fu il posizionamento delle braccia di Rossi durante la caduta. Il sinistro era alzato, mentre il destro formava un angolo di 90 gradi. Una posizione inusuale che suggeriva qualcosa di insolito nell'atto stesso della caduta.
Zavattaro propose l'ipotesi che Rossi si fosse aggrappato alla sbarra di protezione della finestra e in un momento di esitazione avesse tentato di risalire per rientrare nell'edificio. Questo scenario suggeriva l'esistenza di momenti di indecisione e lotta interna, un conflitto tra desiderio di tornare indietro e la forza gravitazionale che lo trascinava verso il suo destino tragico. Vicino alla finestra, a soli 60 centimetri di distanza, si trovava una grondaia che arrivava fino a terra. Questo elemento poteva essere stato un fattore determinante nel tentativo di Rossi di risalire. La ricostruzione di Zavattaro offrì una nuova prospettiva sulla dinamica della caduta, suggerendo la possibilità di un momento di ripensamento da parte di Rossi, un ultimo sussulto di vita prima del tragico epilogo. Dovete sapere che il 25 giugno del 2016 il tenente colonnello Davide Zavattaro ha intrapreso un esperimento significativo per approfondire la comprensione della caduta di David Rossi. L'approccio scelto è stato quello di simulare la caduta utilizzando un vigile del fuoco come controfigura. Il vigile del fuoco non ha ricevuto istruzioni specifiche su come uscire dalla finestra. Gli è stato semplicemente detto di immaginare di essere una persona che desidera uscire senza un motivo preciso, lasciando libero corso alle sue azioni naturali. Questo esperimento si è rivelato per Zavattaro fondamentale per comprendere le dinamiche della caduta. Le manovre eseguite dal vigile del fuoco, in assenza di direttive specifiche, hanno rispecchiato quelle che si aspetterebbe da chiunque tenti di uscire attraverso una finestra. Analizzando le fotografie dei fili antipiccione, Zavattaro e il suo team hanno notato che presentavano segni di calpestamento simili a quelli riscontrati dopo la morte di Rossi. Questo dettaglio ha suggerito una corrispondenza tra la simulazione e l'evento reale. Oltre a ciò è stato osservato che il vigile del fuoco, in modo del tutto naturale, tendeva ad appoggiare le ginocchia e la punta dei piedi contro il muro durante l'uscita. Questo comportamento era in linea con le tracce trovate sul luogo della caduta di Rossi. Inoltre, l'analisi dei pantaloni di Rossi rivelò tracce di abrasione sulle punte e segni compatibili con il contatto con il muro sulle ginocchia. Nel dicembre del 2021 la Commissione parlamentare d'inchiesta ha compiuto un ulteriore passo avanti nella ricostruzione della caduta di David Rossi, ritornando nel vicolo di Montepio. Questa volta la simulazione è stata condotta utilizzando tecnologie avanzate, con un manichino virtuale al computer, riproducendo le condizioni meteorologiche della sera in questione, inclusa la pioggia artificiale. L'obiettivo era quello di esaminare in dettaglio le dinamiche della caduta, in particolare per valutare l'ipotesi di un intervento di terzi. Le simulazioni condotte dal RIS hanno mostrato che le dinamiche di una caduta causata da spinte o da manovre di terzi non sono compatibili con le immagini registrate dalla videosorveglianza. In una delle simulazioni il corpo, quando spinto, si muoveva lungo la barra di protezione e cadeva in modo significativamente diverso da quello di Rossi. In un'altra, una spinta faceva ruotare il corpo in modo che in teoria sarebbe caduto con la testa per prima, mentre Rossi è caduto con le gambe. Oltre alla dinamica della caduta, la commissione evidenziò anche l'estrema difficoltà pratica di tenere sospeso un corpo umano di 70 kg fuori dalla finestra, soprattutto tenendolo per i polsi o sotto l'ascella. In più, la presenza di un climatizzatore e un davanzale piuttosto basso rendevano quasi impossibile trovare punti di appoggio stabili, aumentando il rischio di cadere insieme alla vittima. Questa analisi ha rinforzato l'ipotesi che la caduta di Rossi sia stata un atto autonomo, mettendo in discussione le teorie che suggeriscono invece l'intervento di terzi. Ma torniamo al 6 marzo, il giorno della morte di Rossi. In quella sera, a carica di tensione e mistero, mentre la famiglia Rossi era all'oscuro di quanto stava accadendo nel vicolo di Montepio, l'ansia cresceva. Carolina, dopo che sua madre aveva effettuato ben 18 telefonate a Davide in pochi minuti, decise di chiamarlo, unendosi al coro di voci che cercavano disperatamente di raggiungerlo. Intanto, alle 20:16, le riprese di sorveglianza catturarono un dettaglio inquietante: la caduta di ciò che sembrava essere un oggetto. Secondo i periti incaricati dalla famiglia Rossi, si trattava dell'orologio di David, presumibilmente gettato giù dalla finestra.
emerse l'ipotesi di colluttazione in cui Rossi avrebbe potuto perdere l'orologio e che qualcuno successivamente avrebbe potuto gettarlo fuori dalla finestra dopo averlo ritrovato, quasi mezz'ora dopo rispetto alla caduta di Davide. C'è infatti un aspetto molto difficile da spiegare per quanto riguarda l'orologio. Com'è possibile che l'orologio sia caduto dal corpo e sia rimbalzato in modo così anomalo da posizionarsi in due posti distinti senza lasciare tracce evidenti né sulla cassa dell'orologio né sul cinturino? Infatti da una parte si trovava la cassa dell'orologio vicino alla nuca di Davide e l'altro il cinturino vicino alla sua caviglia. Curiosamente David portava l'orologio al polso sinistro, il che rendeva la posizione dei frammenti ancora più misteriosa. Un'ulteriore complicazione era data dall'orario indicato dall'orologio, le 20:15, nonostante David fosse caduto poco prima delle 20. Inoltre l'orologio aveva lasciato segni sul polso di David, suggerendo che fosse stato indossato al momento della caduta. Questi dettagli contraddittori aggiungevano ulteriori strati di mistero alla vicenda, rendendo la ricostruzione degli eventi ancora più sfuggente e complessa. La lesione sul polso sinistro di David ha suscitato notevole interesse e curiosità tra gli investigatori e i periti. Questa lesione, situata sulla faccia dorsale del polso, ha dato adito a numerose speculazioni e ipotesi. Una delle teorie prese in considerazione è che la lesione potrebbe essere stata causata da una compressione violenta accompagnata da una rotazione del polso, come se fosse avvenuto un movimento di afferramento e torsione, lasciando un'impronta caratteristica. Questa interpretazione dei segni sul polso di Rossi ha portato ad ipotizzare la possibilità di una lotta o di una qualche forma di contatto fisico prima della caduta. Il giudice, nella seconda archiviazione del caso, ha dovuto riconoscere che la natura della lesione al polso presentava caratteristiche che sembravano poco compatibili con un trauma accidentale. Piuttosto sembrava suggerire un'azione di trazione dell'orologio dall'avambraccio verso la mano, come se ci fosse stato un afferramento seguito da un trascinamento o da una sospensione, indicando potenzialmente un segno di lotta. Tuttavia, nonostante questa interpretazione, il magistrato non ha escluso completamente altre possibilità, tra cui l'ipotesi che il cinturino dell'orologio potesse essersi agganciato ad una sporgenza della finestra o del davanzale durante la caduta. Questa eventualità suggerirebbe un meccanismo accidentale dietro la lesione, sebbene tale spiegazione non chiarisca completamente tutti gli aspetti della situazione. La scena del vicolo di Montepio, il giorno della morte di David Rossi, si arricchisce di un altro dettaglio inquietante e misterioso. Infatti alle 20:11, mentre Rossi giaceva a terra in agonia, una telecamera di sorveglianza ha ripreso un uomo che procedeva lungo il vicolo parlando al telefono. Quest'uomo, senza apparente sconcerto, si avvicina al corpo di Rossi, lo osserva per un momento e poi se ne va, continuando la sua conversazione telefonica. La presenza di quest'uomo e il suo comportamento distaccato sollevano numerosi interrogativi. Ancor più strano è il fatto che la figura di quest'uomo corrispondeva perfettamente alle ombre proiettate sul muro opposto per tutta la durata del video. Questo suggerisce che l'uomo fosse presente nel vicolo prima ancora che della caduta di Rossi e che vi sia rimasto fino a dopo che questo aveva smesso di respirare. Un altro elemento peculiare è la presenza di riflessi rossi sul muro opposto, captati sempre dalla telecamera. Questi riflessi, simili alle luci posteriori di un'auto, sembrano indicare che una macchina fosse parcheggiata all'ingresso del vicolo e che ne bloccasse quindi la visuale e anche l'accesso. Questa circostanza solleva la questione se tale posizionamento potesse essere intenzionale e in tal caso quale fosse lo scopo. Forse ostruire la visuale? Nascondere il corpo di Rossi agli occhi dei passanti o dei soccorritori? Il mistero che circonda la morte di David Rossi si complica ulteriormente con la scoperta di un video cancellato. I carabinieri del RACIS, incaricati dalla commissione parlamentare di effettuare un'ulteriore perizia, hanno fatto una scoperta significativa. Poco dopo la caduta di Rossi, un video mostrava due uomini che uscivano da un ingresso laterale della banca. Questi individui, identificati come dipendenti dell'istituto, non sembravano direttamente collegati alla morte di Rossi. Ma la cancellazione del video ha sollevato domande cruciali. Chi aveva cancellato quel filmato?
Era possibile che in altre riprese delle telecamere di sicurezza fossero state catturate immagini sospette, forse un altro uomo, un ipotetico assassino che lasciava la banca. Intanto alle 8.40 Filippone arrivò in banca alla ricerca di David. Percorrendo le scale incontrò un altro dirigente, Mingrone. Insieme entrarono nell'ufficio di Rossi e si affacciarono alla finestra dove scoprirono il corpo senza vita dell'amico sottostante. Scesero rapidamente nel vicolo dove Mingrone chiamò il 118. L'intervento del personale medico del 118 portò alla constatazione ufficiale della morte di Rossi alle 21.30. Nel referto fu scritto «riferito suicidio», un'affermazione che indicava la presunta natura del decesso. Il sovrintendente della polizia, Livio Marini, dopo le 8.40, è il primo investigatore a raggiungere la stanza al terzo piano di Rocca Salimbeni. Col cellulare gira un filmato di 35 secondi, che sarà molto importante, perché dal raffronto tra questo video con le immagini della scientifica, che è intervenuta molto più tardi, possiamo vedere che tantissime cose nella stanza sono state toccate, spostate. In sostanza la scena del presunto crimine sarebbe stata in qualche modo inquinata. Sempre alle 21.30, tre pubblici ministeri giunsero sul luogo del tragico evento, dopo aver ordinato che l'ufficio di Rossi in banca fosse piantonato. Fecero il loro ingresso nell'ufficio. Era presente anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, Pasquale Aglieco, una figura non nuova nelle inchieste. In un contesto diverso, l'escort di cui vi abbiamo parlato prima aveva dichiarato ai magistrati di Genova che Aglieco partecipava ai festini, affermazione smentita ovviamente dal colonnello che aveva poi querelato l'escort. La sera del 6 marzo del 2013 Aglieco si trova casualmente nei pressi del luogo dell'evento, in Piazza della Posta, dove sosteneva di essere andato per comprare delle sigarette. Emerse una disputa tra la competenza dell'indagine tra Aglieco e un vicequestore, con il primo che desiderava assumersene la responsabilità. Tuttavia il pubblico ministero di turno decise di affidare il caso alla polizia, che era giunta per prima sul posto. Nei verbali redatti quella sera, Aglieco non risultava tra le persone presenti nell'ufficio di Rossi al momento del sopralluogo iniziale. Contrariamente, il colonnello sosteneva di aver accompagnato i magistrati nell'ufficio. I pubblici ministeri, assicuratisi che fosse stato già registrato un video, entrarono per un primo sopralluogo. All'esame ufficiale della polizia scientifica, tuttavia, si svolse solo dopo la mezzanotte, circa tre ore dopo. Nel sopralluogo all'interno del cestino verranno trovati i fazzoletti sporchi di sangue, che presto spariranno, inspiegabilmente, e tre bigliettini di addio indirizzati alla moglie di David. Ciao Tony, mi dispiace, ma l'ultima cazzata che ho fatto è troppo grossa. Ciao Tony, amore. L'ultima cosa che ho fatto è troppo grossa per poterla sopportare. Hai ragione, sono fuori di testa da settimane. Amore mio, ti chiedo scusa, ma non posso più sopportare questa angoscia. In questi giorni ho fatto una cazzata, immotivata, davvero troppo grossa. E non ce la faccio più, credimi, è meglio così. Quando il contenuto di questi tre biglietti venne reso noto, la moglie di David Rossi portò alla luce un dettaglio peculiare. Questi biglietti iniziavano con espressioni che secondo lei erano del tutto fuori dal carattere di David. Le parole specifiche menzionate, Tony, scusa e amore, erano inusuali per lui. Il diminutivo Tony era un vezzeggiativo del suo nome, non veniva mai usato da David, il quale si era espresso in modo deciso contro l'utilizzo di tale nomignolo, affermando che lo percepiva come poco adatto e che preferiva non usarlo poiché era comune tra gli altri. Inoltre la parola scusa era atipica per David, descritto come una persona orgogliosa, poco propensa a ammettere i propri errori o a chiedere scusa a parole. La terza espressione, amore, era forse la più strana di tutte. Secondo la moglie, nonostante l'affetto che legava i due, David non aveva mai usato quella parola per rivolgersi a lei. Descritto come una persona di carattere molto riservato, chiuso, l'uso di un termine così esplicitamente affettuoso era del tutto inconsueto per lui. La combinazione di queste tre parole, così fuori dal normale modo di esprimersi di David, sembrava trasmettere un messaggio implicito alla moglie,
le suggeriva che, così come quelle parole le sembravano estranee e incoerenti, ci potesse essere qualcosa di profondamente sbagliato e incompreso nella narrazione ufficiale della morte del marito. Le indagini sulla morte di David Rossi sono state segnate da diverse incongruenze o omissioni che hanno alimentato dubbi e speculazioni. Una di queste riguardava i filmati della telecamera di sicurezza. Non furono acquisiti questi filmati da 3 ingressi della banca e il portiere dell'istituto dichiarò in seguito di essere rimasto di spalle agli schermi e di non aver visto il PC. Un'altra mancanza significativa fu la decisione della procura di non richiedere i dati del traffico telefonico della cella che avrebbe potuto identificare le persone presenti nell'area della banca al momento dell'incidente. Questo avrebbe potuto fornire informazioni cruciali, specialmente riguardo all'identità dell'uomo che fu visto affacciarsi nel vicolo di Montepio con un cellulare all'orecchio mentre Rossi giaceva a terra. Inoltre, non furono condotte indagini approfondite per raccogliere tracce biologiche. Non si cercarono tracce di DNA nella stanza di Rossi, né impronte digitali sui telefoni e sul computer presenti nell'ufficio. Inizialmente non fu nemmeno eseguita l'autopsia sul corpo di Rossi, una procedura standard in caso di morti sospette. Successivamente furono condotte 2 autopsie, in seguito all'ordine di riesumazione del cadavere da parte del pubblico ministero titolare della seconda inchiesta. Queste 2 autopsie rivelarono ulteriori dettagli inquietanti e apparentemente incongruenti con una semplice caduta. Il segno dell'orologio sul polso, le lesioni sulla parte anteriore del corpo, ematomi sotto le ascelle e sulle braccia, 3 lacerazioni in asse sul volto e una lesione triangolare sulla testa. I medici dichiareranno: alcune lesività presenti sul volto, sull'arto superiore destro e sull'arto superiore sinistro del dottor Rossi non sono da noi fatte risalire a un meccanismo di proiezione di caduta, urto e proiezione del corpo al suolo. Possiamo escludere che siano autoinferte. La complessità del caso di David Rossi ha portato alla considerazione di diverse teorie per spiegare la sua morte, tra le quali l'omicidio e il suicidio. Tuttavia, un'ipotesi alternativa che merita attenzione è quella dell'istigazione al suicidio. Questa teoria era inizialmente contemplata dai magistrati nella prima indagine. La possibile terza ipotesi potrebbe essere la seguente. David Rossi nel giorno della sua morte avrebbe potuto avere un incontro che ebbe un impatto estremamente traumatico e violento su di lui. Questo evento, forse una minaccia, una colluttazione, avrebbe potuto indurlo a inscenare la propria morte senza l'intenzione reale di portarla a termine. In altre parole, Rossi potrebbe essere stato spinto a un atto estremo a causa di una situazione di forte pressione psicologica o fisica. Questa teoria suggerisce che Rossi potrebbe aver cercato di creare l'apparenza di un suicidio o di un incidente per sfuggire a una minaccia immediata o una situazione insostenibile, senza tuttavia avere l'effettiva intenzione di morire. Tuttavia, una tragica fatalità avrebbe potuto trasformare questa messa in scena in una morte reale. Questa ipotesi tiene conto della possibilità che Rossi sia stato vittima di un atto di intimidazione o di violenza e che lo abbia portato a una decisione estrema, pur non volendo realmente togliersi la vita. In questo scenario, la morte di Rossi sarebbe il risultato finale di una serie di eventi traumatici e minacce, piuttosto che una scelta deliberata o un atto perpetrato direttamente da altri. Questa teoria per alcuni potrebbe spiegare alcune delle incongruenze e delle stranezze osservate nel caso, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla già intricata storia della sua morte. Il 4 luglio 2017 anche la seconda inchiesta è stata chiusa con un'archiviazione. Rossi, secondo i magistrati, si è suicidato oltre ogni ragionevole dubbio.
Il caso della morte di David Rossi porta con sé un intrico di ipotesi, speculazioni, specialmente in relazione alla sua connessione con la vicenda della banca Antonveneta. La famiglia Rossi ha suggerito che moventi e mandanti potrebbero essere ricercati in questo contesto, nonostante la procura abbia escluso collegamenti diretti con presunti passaggi misteriosi di denaro o corruzione come movente di un omicidio. Sebbene sia improbabile che Rossi stesso fosse coinvolto direttamente, la sua posizione come addetto stampa avrebbe potuto metterlo in possesso di informazioni delicate. Un altro aspetto che ha aggiunto complessità alle indagini è stato lo scandalo dei cosiddetti festini, un intrigo morale e sessuale che, secondo alcune teorie, avrebbe potuto deviare il corso dell'inchiesta. Una cosa è assolutamente vera: durante le indagini difensive si è riscontrata una certa riluttanza anche da parte di soggetti istituzionali a indagare a fondo su questo aspetto. Testimonianze raccolte a Genova hanno addirittura parlato di questi festini, suggerendo anche la possibile partecipazione di magistrati. Nel contesto giudiziario che riguarda la morte di Rossi, l'unico processo a Siena si è concentrato su Antonella Tognazzi, la moglie di David, e il giornalista Davide Vecchi. Furono accusati di violazione della privacy in relazione alla divulgazione delle email tra Rossi e l'ex amministratore delegato di MPS, il dottor Viola. Tognazzi e Vecchi sono stati poi assolti con sentenza che ha affermato la non sussistenza del fatto. La moglie di David ha ricevuto da MPS una liquidazione di 350.000 euro lordi e ha rifiutato una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte della stessa banca. La madre di David ogni anno a Natale rende omaggio al figlio attaccando una foto davanti alla banca, un gesto che simboleggia la continua ricerca di verità e giustizia per la morte di suo figlio. A marzo 2023 l'aula della Camera ha dato il via libera con unanimità, con 233 voti a favore, alla proposta di legge per istituire una nuova commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Questa decisione sottolinea l'importanza e la persistente richiesta di chiarezza e verità in un caso che continua a sollevare interrogativi e speculazioni. La commissione, composta da 20 deputati, è stata incaricata di condurre indagini, esami, con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ha inoltre la facoltà di acquisire copie di atti e documenti da procedimenti, inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Questo include anche documenti relativi a indagini, a inchieste parlamentari, anche quelli coperti da segreto. Un elemento significativo è che la commissione acquisirà integralmente i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla precedente commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, che fu appunto istituita durante la 18ª legislatura. Questo include i resoconti delle audizioni, anche quelli segretati, e la relazione finale. Parallelamente, l'ultima inchiesta, la quarta, contro i tre pubblici ministeri di Siena che avevano indagato sulla morte di Rossi, ha stabilito nel 2023 che non vi fu alcun reato da parte dei PM per radicale insussistenza del fatto. Dopo aver esplorato le profondità di questo intricato e misterioso caso, ci troviamo ora a concludere il nostro viaggio nel labirinto del caso David Rossi. Un racconto che ci ha portato attraverso le ombre di Siena, in un intreccio di potere, mistero e sospetti inconfessabili. La morte di David Rossi, una tragedia avvolta in un velo di mistero, continua a sfidare la nostra comprensione e a stimolare la nostra curiosità, come una fiamma che non vuole spengersi. Il caso si rifiuta di cedere alla semplice etichetta di suicidio. Il nostro viaggio attraverso le vie di Siena ci ha portato a interrogarci sulla vera natura di questa vicenda. Abbiamo attraversato gli intricati corridoi del potere
esplorato i legami oscuri della più antica banca del mondo. E ci siamo trovati di fronte a domande senza risposta, tra le ombre di un vicolo silenzioso. Il destino di David Rossi rimane un enigma che continua a turbare la storia italiana. Lo hanno buttato giù, qualcuno lo ha tradito.